Il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci è senz'altro il miracolo più importante del Vangelo, riportato ben 6 volte, l'unico presente in tutti e 4 i Vangeli. Oggi leggiamo la seconda volta che il miracolo viene raccontato nel Vangelo di Marco. Tutti gli studiosi sono concordi nel ritenere che il miracolo sia avvenuto una sola volta. Perché allora Marco lo ripete? Gesù è in territorio pagano e ripete il miracolo raccontato da Marco con attenzione ai particolari, le sporte al posto delle ceste, ad esempio, utilizzando un linguaggio comprensibile ai pagani. Come se Marco volesse ricordare a tutti i suoi lettori che il Signore non si occupa solo dei figli di Israele, ma di ogni uomo, e che per farlo non ha paura di utilizzare modi e linguaggi comprensibili a quella cultura. Bella lezione per noi cristiani, chiamata ad incarnare la fede là dove viviamo, facendo vivere le tradizioni culturali che dialogano con l'immutabile Vangelo di Cristo. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Geroboamo, re di Israele, pensò: in questa situazione il regno potrà tornare alla casa di Davide. Se questo popolo continuerà a salire a Gerusalemme per compiervi sacrifici nel Tempio del Signore, il cuore di questo popolo si rivolgerà verso il suo Signore, verso Roboamo, re di Giuda. Mi uccideranno e ritorneranno da Roboamo, re di Giuda. Consigliatosi, il re preparò 2 vitelli d'oro e disse al popolo: siete già saliti troppe volte a Gerusalemme. Ecco, Israele, i tuoi dei che ti hanno fatto salire dalla terra d'Egitto. Ne collocò uno a Betel e l'altro lo mise a Dan. Questo fatto portò al peccato. Il popolo, infatti, andava sino a Dan per prostrarsi davanti a uno di quelli. Egli edificò templi sulle alture e costituì sacerdoti presi da tutto il popolo, i quali non erano discendenti di Levi. Geroboamo istituì una festa nell'ottavo mese, il 15 del mese, simile alla festa che si celebrava in Giuda. Egli stesso salì all'altare. Così fece a Betel per sacrificare ai vitelli che aveva eretto, e a Betel stabilì sacerdoti dei templi da lui eretti sulle alture. Geroboamo non abbandonò la sua via cattiva. Egli continuò a prendere da tutto il popolo i sacerdoti delle alture, e a chiunque lo desiderava conferiva l'incarico, e quegli diventava sacerdote delle alture. Tale condotta costituì per la casa di Geroboamo il peccato che ne provocò la distruzione e lo sterminio dalla faccia della terra. Dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni, essendoci di nuovo molta folla che non aveva da mangiare, Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro: sento compassione di questa folla, perché già da 3 giorni mi stanno dietro e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle proprie case, verranno meno per via, e alcuni di loro vengono da lontano. Gli risposero i discepoli: e come si potrebbe sfamarli di pane qui, in un deserto? E domandò loro: quanti pani avete? Gli dissero: 7. Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra. Prese allora quei 7 pani, rese grazie, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero. Ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini. Dopo aver pronunciata la benedizione su di essi, disse di distribuire anche quelli. Così essi mangiarono e si saziarono e portarono via 7 sporte di pezzi avanzati. Erano circa 4.000 e li congedò. Salì poi sulla barca con i suoi discepoli e andò dalle parti di Dalmanuta. Quante volte noi ci voltiamo da un'altra parte pur di non vedere i fratelli bisognosi. E questo, guardare da un'altra parte,
è un modo educato di dire: in guanti bianchi arrangiatevi da soli. E questo non è di Gesù, questo è egoismo. Quei pochi pani e pesci condivisi e benedetti da Dio bastarono per tutti. E attenzione, non è una magia, è un segno che invita ad avere fede in Dio, Padre provvidente, il quale non ci fa mancare il nostro pane quotidiano se noi sappiamo condividerlo come fratelli.